mamma mi insegna a volare e alla mia anima insegna a lottare. Tu dici sai bene qual è la strada. Io voglio volare, questo è il pezzo dei Lateral Blaster. In linea con noi ai nostri microfoni Leonardo, buon pomeriggio Leonardo, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio dai Lateral Blaster. Oh, Leonardo è uno speaker, anche lui radiofonico. Chi più di lui oggi può presentare i Lateral Blaster con Io voglio volare, il singolo che ha preceduto, anticipato La luna nel pozzo, che è il vostro album in distribuzione dal 13 maggio. È uscito il 13 maggio in digitale, il 15 l'abbiamo presentato al Jailbreak Live Club di Roma e adesso partiremo insomma con una serie di date estive in tutta Italia e arriveremo anche in Germania a settembre. Parliamo subito di questo singolo, il primo singolo estratto della Luna nel Pozzo. Parliamo di Io voglio volare, cosa significa per voi, cosa ha rappresentato, perché l'avete scritto, perché l'avete cantato, perché lo promuovete tutto insieme, non si può, vero Leonardo? Cercheremo di farlo. Una cosa per volta, dai. Una cosa per volta, beh, sicuramente abbiamo scelto fra le 12 tracce della Luna nel Pozzo Io voglio volare perché è uno dei pezzi più immediati, più diretti e anche musicalmente diciamo più radiofonico, più orecchiabile direbbero gli addetti ai lavori. Sì, gli addetti ai lavori, perché diciamo con i Lateral Blaster facciamo un genere musicale che è un po' diciamo il comune denominatore di tutte le influenze che vengono dai 6 differenti elementi della band che vorrei salutare, quindi Rosa Zumpano, voce e flauto traverso, Matteo Troiani al basso, Tommaso Guerrieri alla batteria, Alessandro Ippoliti alle tastiere, Antonello D'Angeli alla chitarra acustica e alla voce, io suono la chitarra elettrica e il canto. Ognuno di noi veniva da precedenti esperienze musicali e da un background ovviamente di influenze molto variegato e l'unica comune denominatore appunto per mettere insieme tutte le nostre influenze in un genere musicale che però potesse essere anche innovativo era il rock sperimentale, il rock progressivo però con un arrangiamenti più moderni e quindi abbiamo scelto Io voglio volare come singolo perché all'interno del gruppo tu potrai immaginare che ci sono pezzi molto variegati a livello stilistico, anche di lunghezza, con diversi tecnicismi, altri con diverse ambientazioni che cambiano durante il pezzo, appunto progredisce come il nome del genere stesso ci chiarifica. E quindi Io voglio volare al pezzo più diretto, era anche un brano a cui siamo legati particolarmente per una storia per noi emozionante, dico ogni volta, perché abbiamo un nostro amico, sostenitore, mascotte del gruppo che si chiama Francesco Guizzotti ed è una persona, diciamo, mettiamola così, non ha avuto tutte le fortune di questo mondo, quindi appena sentito le prime note di Io voglio volare, quando la suonavamo in acustico, in elettrico, in giro, le prime volte, se ne è subito innamorato, come se trovava nel testo della canzone appunto questo urlo alla libertà che magari lui non è mai riuscito a vivere, tanto che abbiamo deciso di far cantare a Francesco l'ultima frase della canzone, un po' stonata, un po' a modo suo, però ce l'abbiamo voluto inserire e l'abbiamo reso partecipe ovviamente anche del videoclip che abbiamo realizzato per la regia di Marco Mari con la partecipazione straordinaria di Pietro De Silva, attore e regista italiano e che si trova sul nostro canale YouTube, quindi la storia romanzata diciamo dell'infanzia turbolenta di un bambino un po' diverso dagli altri, quindi che ha avuto dei traumi infantili e che poi solo in età adulta, volando con un volo mentale, riesce a liberarsi e a risolvere tutti questi traumi infantili. Questo che ci racconti è molto 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 bello Leonardo, complimenti, ed è sicuramente anche molto originale, vi fa onore questa cosa che tu hai detto. Quindi Io voglio volare, poi sentiremo Francesco, come dici tu, che alla fine canta l'ultima strofa. Invece ascoltando l'inizio del pezzo Io voglio volare ho sentito delle atmosfere un po' medievali e sicuramente coadiuvate anche dal flauto, o mi sbaglio? Assolutamente sì, il flauto traverso di Rosa e anche gli arrangiamenti del gruppo stesso, i violini, le varie partecipazioni nel disco, ma proprio il mood che abbiamo dato a questo disco in particolare, che è il primo in italiano rispetto alla precedente produzione che era in inglese, è proprio un'atmosfera
appunto che affonda le radici nel rock progressivo degli anni 70, quindi grandi gruppi tipo Genesis, King Crimson, Pink Floyd, ma anche gruppi italiani come Banco del Mutuo Soccorso, PFM, quindi queste ambientazioni tra il cantautoriale folk medievale, però allo stesso tempo rese moderne anche dall'aggiunta di sintetizzatori, chitarre elettriche e quindi arrangiamenti più moderni. Questo è, diciamo, il taglio che abbiamo voluto dare alla nostra musica e ovviamente in tanti pezzi, e grazie proprio al Flauto Traverso, questa influenza è bella evidente, diciamo, viene proprio sparata in faccia da Rosa. Questa Luna del Pozzo, La Luna nel Pozzo, è il secondo disco della vostra band che, come hai già detto tu, fate rock sperimentale e siete una band romana, quindi siete anche vicino a noi, tra l'altro. Sì, siamo un po' in sintonia con la provincia. Il modo di parlare anche. Sì. Dunque, voi, come hai già detto, siete sei persone, sei musicisti. Vorrei ripeterlo: Leonardo Angelucci, voce e chitarra elettrica, Rosa Zumpano, voce e flauto traverso, ne hai appena parlato, Antonello D'Angeli, voce e chitarra acustica, Matteo Troiani al basso, Tommaso Guerrieri alla batteria e percussioni, Alessandro Ippoliti, tastiera e chitarra. Senti, c'è la mano di un artista bolognese, di un pittore, Vito Giarrizzo, nella copertina dell'album. Assolutamente sì, non è la prima collaborazione con Vito, è un fantastico artista bolognese ormai di 75-76 anni, non ricordo, con il quale non ci siamo mai incontrati ma collaboriamo da un sacco di tempo, sia con l'associazione culturale che abbiamo in Sabina, noi che siamo un po' più provinciali rispetto a Rosa e Alessandro che sono romani doc, noi siamo invece della zona Sabina, e grazie quindi sia a collaborazioni con la nostra associazione culturale in diversi eventi, sia come gruppo, sia sin dal primo disco. Ci siamo subito innamorati del catalogo, del suo catalogo, delle sue opere, e abbiamo richiesto diverse volte l'utilizzo delle sue immagini sia per manifesti che per appunto le grafiche del disco. In questo caso questo quadro ci ha stregato, è stato un po' l'incipit dell'idea della Luna nel Pozzo, dato che il quadro stesso si chiama La Luna nel Pozzo e rappresenta questa sorta di umanoidi che si trovano in un ambiente molto surreale, in un Eden desertificato, lui spiega, e che cercano di arrivare a, avidi di sapere, di arrivare a prendere la luna, illudendosi semplicemente perché la luna che stanno cercando di afferrare è solamente il riflesso della luna nel pozzo, la luna vera è dietro le loro spalle. C'è anche una favola, La Luna nel Pozzo. Sì. Infatti questo cercare di prendere un qualcosa che non c'è ma che è soltanto riflesso nell'acqua. Sì, Leonardo, quindi dicevi della Sabina, allora magari ci verrai a trovare, siamo molto, molto vicini. Beh, con sì, Terni sicuramente ci verrai a trovare qui in studio, magari ci farai un live con la tua chitarra e con la voce. Assolutamente. Di questo io voglio volare. Senti, ti faccio due o tre domandine, ma di quelle botta e risposta. Bene. E poi ascoltiamo il vostro pezzo. Se tu dovessi dare un colore alla vostra musica, quale sarebbe? Azzurro. Perché volare nel cielo, magari? sì, perché ma anche un po' legato ai colori dei nostri due dischi, sono tutti tendenti all'azzurro, i primi due dischi, quindi mi fa venire in mente proprio fisicamente il disco, anche un po' questo ambiente sognante che in alcune canzoni si riesce a respirare. Ma anche la stessa copertina è sull'azzurro, ho visto, infatti. Sì, sì. E i nostri ascoltatori avranno la possibilità di vederla perché la posteremo sulla pagina Facebook, quindi potranno vedere i colori belli e soprattutto il disegno del pittore Vito Giarrizzo, che è molto molto bello, molto particolare, La Luna nel Pozzo. Se invece dovessi dare un aggettivo alla vostra musica? Qui è un po' più difficile, sarebbe scontato dire sperimentale, però forse è quello più azzeccato. Senti, che cosa significa rock sperimentale per voi? Beh, per noi significa aver trovato, speriamo, un escamotage, appunto, come dicevo, per riuscire a collegare le influenze, per esempio blues della voce della cantante, con le influenze classiche jazz del tastierista, del pianista della band Alessandro, come anche quelle rock mie, del bassista e del batterista, o più cantautoriali folk della chitarra acustica Antonello. Quindi per me rock sperimentale significa rock non convenzionale, un rock legato
strettamente all'arte come era prima, nella sua interezza, arti visive, liriche e musicali, quindi un disco che tu puoi stringere in mano e puoi trovare dall'artwork di copertina, che non è una banale foto ma è pinto, puoi trovare comunque dei testi che non sono frivoli, ma cerchiamo di scrivere testi impegnati, metaforici e tra virgolette poetici, insomma, per quanto riusciamo a farlo, e nella musica comunque non musica scontata, ma una musica appunto che cerca di unire tutte le influenze, appunto perché non disegniamo nessun tipo di collaborazione o di musica, e quindi per noi il rock sperimentale è questo. E il sogno del cassetto? Il sogno del cassetto sarebbe riuscire a portare più lontano possibile dalla mia città, in questo caso da Montelibretti, la musica, e quest'estate per la prima volta forse iniziamo ad allontanarci e a girare un pochino per l'Italia e ecco, per esempio l'altro giorno, un piccolo aneddoto, mi è arrivata una mail dal Giappone, avevano ascoltato il disco e un negozio di dischi al centro di Tokyo voleva 20 copie della Luna nel Pozzo, noi li abbiamo spedite, quindi per noi è stata una cosa nuova ma allo stesso tempo meravigliosa, sicuramente meravigliosa, entusiasmante e gratificante. E quindi progetti futuri per concludere, Leonardo? Sì, progetti futuri sicuramente la stesura di un nuovo disco. Stiamo facendo le prove per i live estivi e già vengono fuori le idee per le prossime canzoni. Quindi il fermento creativo, soprattutto in questa fase dove in teoria ci dovrebbe essere il rilassamento dopo tutto, dopo 2 anni di lavoro, invece noi ci ricarichiamo subito, alziamo subito lo sguardo ad un nuovo obiettivo e quindi sicuramente una nuova produzione discografica. Perché no, qualche altra collaborazione musicale come le tante che ce ne sono state anche nel disco, voglio citare appunto quella con Daniele Coccia, voce del Muro del Canto nel singolo Scheletro, e il violino degli Area 765, ex Ratti della Sabina, Alessandro Monzi e molti altri, insomma, quindi continuare ad espandere il nostro raggio di utenza, così sembra brutto, sembra un po' razionale, cercare di trasmettere la nostra musica a più persone possibili. Il sogno del cassetto è questo, dai. Benissimo, allora io ti ringrazio, ti saluto e soprattutto, Leonardo, vi faccio un in bocca al lupo, viva il lupo, perché siamo ecologisti. Lunga vita al lupo. Lunga vita al lupo e grande successo ai Lateral Blast. Assolutamente sì, vedi, forse è la prima persona che trovo che risponde lunga vita al lupo come me. Sei un animalista anche tu, allora? Sì, sono un lupacchiotto anch'io. Bene, sono felice. Leonardo, io ti ringrazio, saluta tutti i componenti della band Lateral Blast, io voglio volare, ma adesso la faccio annunciare a te, poi visto che sei uno speaker, quindi te l'annunci da solo e come dicevo prima, lunga vita anche a questa band e grandi successi. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Incontro di Terni, e questa è Io Voglio Volare, questi sono i Lateral Blast, buon ascolto. Brille